Stasera preghiamo insieme, e cerchiamo il Signore. Abbiamo sempre un po' di informazioni perché pregare, come si prega, come ha pregato Tizio, come ha pregato Caio, come ha risposto il Signore, Gesù cosa ha detto, Gesù come pregava. Tutte queste informazioni ci aiutano a comprendere per mettere poi in pratica. Perché a volte ci immedesimiamo in alcuni personaggi. In realtà, molte volte noi non siamo nella posizione geografica o nel tempo che qualcuno ha vissuto. Però ci sono dei principi che si rivelano al nostro cuore come essere adatti per noi. E lo prendiamo come esempio. Come dire, questa volta voglio fare come fece Abramo. Una volta mi è capitato così, dovevo fare delle divisioni e quando fai delle divisioni di beni hai sempre un po' il problema nel cercare di vedere di fare le cose equilibrate. Poi c'è invece chi pensa di prendere più che può. Una volta mi sono trovato che dovevo fare delle divisioni, ho detto questa volta voglio fare come fece Abramo. Queste sono le tre porzioni, scegli tu cosa vuoi scegliere, scegli tu cosa vuoi scegliere e quello che resta a me me lo prendo io. Benedetto sia il Signore per esperienze che possiamo fare, perché venne a me proprio quella porzione che serviva a me. Era un po' più grande, se la sceglievo mettevo in difficoltà gli altri. Ho messo in pratica un principio biblico e ti posso assicurare che funziona. Ho detto, vabbè, ragazzi, io voglio fare come fece Abramo. Abramo con Lot disse, scegli tu dove vuoi andare, qui o qui, perché tanto a me va sempre bene, perché basta avere il Signore. Il Signore apprezzò e vi ricordo che iniziai proprio il mio lavoro fatto così, in quella che era l'area adatta per me. Se la sceglievo, creavamo problemi. Senza averla scelta, il Signore fece cadere la sorte proprio così. Ed è bello. Ho portato questo come esempio per dire che noi molte volte ci troviamo come quelli che parliamo nella parola del Signore. Allora abbiamo già un tracciato. Soprattutto nella parola del Signore abbiamo un tracciato che funziona, perché se nel contesto ha funzionato e Dio ha risposto, se siamo nella stessa posizione possiamo aspettarci una risposta, a meno che abbiamo dentro di noi, perché molte volte noi facciamo le cose, ma dentro il Signore legge, è lì che bisogna mettersi ancora più in ordine davanti a Dio, bisogna essere sinceri davanti al Signore. Sinceri che vuol dire? Vuol dire, Signore, a me farebbe piacere che tu mi dia questa porzione, però se non mi dai questa mi va bene lo stesso. Cioè come accettare per volontà sua quello che noi chiediamo. E poi alla fine scopriamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, di quelli che sono stati chiamati e che poi continuano a camminare. Questa sera vogliamo parlare, prima della preghiera, della ricerca dello Spirito Santo. In questi ultimi tempi, no, io mi sono trovato con fratelli che, pur essendo pentecostali, hanno tanto timore di esprimere nella Chiesa, di dare libertà allo Spirito Santo per edificarsi nel parlare in lingue. Paolo dice che serve per l'edificazione personale ed è importante farlo. Se tu sei battezzato nello Spirito Santo, ogni giorno tu ricevi forza, Però noi ne dobbiamo parlare. Ora, per quanto riguarda parlare del battesimo nello Spirito Santo e i doni dello Spirito Santo, ma il battesimo nello Spirito Santo
Molti fermano i culti prima che ci sia quella libertà. Io invece mi sono scritto qualcosa, te la voglio leggere. Quando parliamo dello Spirito Santo, abbiamo una storia di più di 2000 anni di questo grande evento che è partita la Chiesa di Gesù Cristo. Ed è partita proprio lì. 2000 anni di storia. Abbiamo oggi 700 milioni circa di persone nate di nuovo, cioè nate, rinate dallo Spirito Santo, nate dall'alto, nate, rinate, una rinascita spirituale. E centinaia di milioni di carismatici in questo piccolo mondo, che vengono fuori da più denominazioni, e in qualsiasi denominazione c'è un gruppetto che ha ricevuto questa effusione dello Spirito Santo. Allora, dov'è il problema se noi esercitiamo il battesimo nello Spirito Santo per la libertà che lo Spirito Santo ci dà? Non ci dobbiamo porre il problema del parlare in lingue, dobbiamo solo farlo, è il dono di Dio per servire il Signore con franchezza, questa è la verità dei fatti. Poi che ci sono persone che non vogliono approfondire è una scelta loro, ma noi dobbiamo viverlo come credenti, perché è una benedizione. Perché il potere divino si manifesta in un modo speciale. Io ho detto qualche altra volta che quando entra in azione il linguaggio celeste, il linguaggio dello spirito, è come se bypassassimo la testa in qualche modo per non avere fastidio per cercare le parole con i punti, con i virgoli, con le virgole. È il nostro cuore che si apre davanti a Dio e il Signore, sentiamo prima la sua presenza. E c'è un potere speciale che ci viene addosso e lo sentiamo. Lo sentiamo quando preghiamo, lo sentiamo quando adoriamo nello Spirito, lo sentiamo quando esorcizziamo, lo sentiamo quando amministriamo la parola, lo sentiamo. E lo sente anche chi dall'altra parte tu stai aiutando. La preghiera fatta nello Spirito ha un grande potere. Allora chi ancora si scandalizza o chi non vuole approfondire, non deve essere la nostra preoccupazione come credenti. Noi dobbiamo portare avanti ciò che dice la parola del Signore. Poi se persone sono interessate, vanno a vedere, a scoprire, a leggere, ci sono stati tanti uomini grandi che avevano il dubbio della risurrezione di Cristo, sono andati per approfondire e comprendere, molti per leggere che cosa era la risurrezione e per mettere in discussione la risurrezione si sono convertiti perché hanno riscontrato. Ora se tu hai qualche difficoltà per il battesimo nello Spirito Santo, il parlare in lingue, o ti dà un senso non so di che cosa, approfondisci l'argomento, vai a verificare. La parola del Signore è chiara e così almeno dopo puoi dare la tua risposta, perché il Signore ci deve aiutare a cercare di vedere. Abbiamo tutto il tempo, perciò stasera ne parliamo con calma. E poi, se il Signore ci guida così, pregheremo anche per lo Spirito Santo. Preparati perché tu sei a casa tua. Se serve per l'edificazione personale, tu ti puoi mettere a parlare in lingue a casa tua. Tanto non sei in una chiesa. Siamo in una grande chiesa, ma siamo in una piccola chiesa. Cioè, sei tu con 2, 3, 4 a casa tua, 10 te. Ma pregare in lingue, se il Signore ti ha battezzato nello Spirito Santo, è una grande benedizione. Esercitalo perché ti fortifichi.
Stasera leggiamo insieme, ed è così questa spiegazione che cerchiamo di dare, in Gioele. Gioele vede il futuro, parla di cose che devono avvenire, ma in realtà li vede a lunga distanza. Ma lui ne parla, così fa Dio, anticipa per non farci trovare sprovveduti quando l'evento arriva. E comprendiamo anche che cosa è, perché Dio ne parla prima. È come se qualcuno ti manda la mia foto, quando mi vedi, prendi la foto e dici questo è quello, perché ti è arrivata la foto. Quando arriva la parola di Dio e ci sono gli eventi, vanno solo confermati perché Dio già ne ha parlato. Guardiamolo insieme. Vede dopo. Cioè, egli vede cosa ci sarà nel tempo e calcola che il tempo da Gioele fino all'evento della Pentecoste, questo cartello è stato appeso circa 800 anni. Cioè, tutti quelli che da Gioele fino al giorno della Pentecoste leggevano di questo evento ma non comprendevano grandi cose. Era un avverrà, un dopo, sarà, avverrà. Leggiamolo insieme. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e i vostri figlioli e le vostre figliuole profetizzeranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Matteo, Marco, andiamo avanti con i versi. E anche sui servi e sulle serve spanderò in quei giorni il mio spirito. E farò dei prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà, sarà, dopo, sarà, che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra gli scampati che l'Eterno chiamerà. Cioè c'è una porzione di persone che vengono chiamate da Dio, ma che rispondono. Dio chiama tutti, solo che molti siamo impegnati a volte e non rispondiamo, e poi anziché essere tra gli scampati siamo tra i condannati. Il Signore ci deve aiutare, perciò è importante questo dopo. Quando lo Spirito Santo sarà riversato, cioè questo sarà quando lo Spirito Santo sarà riversato, questo cartello detto prima è restato appeso per circa 800 anni. Gente che leggeva, gente che rileggeva, sarà, sarà, sarà. Un bel giorno, dopo 800 anni circa, l'evento c'è stato. Ma un giorno, quando le masse erano alla festa della Pentecoste, questo è quello che accadde, questo grande evento, e si manifestò questo grande risveglio che era lì. E non sapevano che risposta dare, perché gli anni erano passati, Gioele non c'era più, l'interpretazione deve essere data da chi sa leggere in chiave spirituale le cose, e dall'impressione che tutti quelli che vedono non sanno dare risposta, perché possono dare la risposta a coloro che sono illuminati dallo Spirito di Dio, perché è rivelazione. Che cosa successe in questa occasione? In Atti 2,16 troviamo che cosa? Guardiamo. Ma questo è quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele. All'adempimento la rivelazione ebbe il completamento e ci fu l'inizio di un grande risveglio. La festa del raccolto che Dio aveva stabilito era la festa del raccolto del frutto che Gesù Cristo aveva portato attraverso la sua morte e risurrezione, aveva prodotto la Chiesa,
il corpo di Cristo risuscitato, che la Chiesa è il corpo di Cristo sulla terra. Che cosa dice di più? Dice che avverrà, in questo stesso passaggio, che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, passerà in quella fascia di recuperati, riscattati. Lo vogliamo vedere, lo dice in superstiti, così pure i superstiti che il Signore chiamerà, lo abbiamo letto in Gioele capitolo 3, verso 32. Allora, andiamo avanti. I tempi si restringono. Prima 800 anni. Poi cosa succede? Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Solo pensare non basta. Noi molte volte sappiamo tante cose, pensiamo, ma dobbiamo poi mettere in azione le cose. In uno spazio di tempo, passati gli 800 anni, sorse un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Giovanni fu chiamato per battezzare al ravvedimento, ma il suo messaggio era: ben vi battezzo io con acqua, Matteo 3,11, in vista del ravvedimento, cioè io vi metto, vi immergo, siete tutti immersi, quando uscite fuori, parlate, non parlate chiaro perché siete con la bocca piena di acqua, però abbiamo fatto il primo passo. Ma colui che viene dietro a me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari, ed egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con fuoco. Cioè, vedete come vi battezzo io che vi immergo nell'acqua? Al ravvedimento. È una figura che serve per anticipare la salvezza, ma colui che viene dopo di me, che era già presente, rimettimi 3,11, che dice Matteo 3,11, colui che viene dietro di me, che io non sono degno di portargli i calzari, egli vi immergerà con lo Spirito Santo e col fuoco, cioè la figura della salvezza in Cristo, la figura del battesimo nello Spirito Santo e con il fuoco, l'acqua e con il fuoco. Cioè, in parole diverse, il fuoco purifica. Gesù Cristo, attraverso il potere dello Spirito Santo, manda un fuoco purificatore per diventare questo anello di oro. È passato attraverso il fuoco. Tutte le scorie, tutte le cose che erano messe insieme, da dove usciva, attraverso il fuoco è stato purificato ed è restato l'oro. Noi, attraverso il fuoco della purificazione, della presenza dello Spirito Santo nella nostra vita, va a bruciare tutte quelle scorie di religiosità, di cose che non devono restare, perché la sua presenza fa la purificazione con lo Spirito Santo e col fuoco. Ma il fuoco ha anche un altro significato: il fuoco distrugge, mentre da un lato distrugge il peggio, resta sempre un fuoco nelle mani di Gesù Cristo, quello di riceverlo o non riceverlo. Cioè, in parole diverse, fammi spiegare, noi sempre un fuoco dobbiamo avere. Se siamo purificati dallo Spirito Santo, il fuoco purificatore ci prepara per la salvezza. Se non accettiamo Gesù Cristo come nostro personale salvatore, c'è un altro fuoco che ci attende, è il fuoco dell'inferno, della separazione. Ci diciamo, la perdizione eterna,
perché senza Gesù c'è l'altro fuoco che ci attende. Sembra strano parlarne, ma noi dobbiamo dire che dice la parola del Signore, perché se no inganniamo le persone. O il fuoco purificatore, o il fuoco eterno. Senza Gesù non c'è un'altra salvezza. Siamo già fuori, siamo già chi ha accettato Gesù è salvato, chi non lo ha accettato è condannato. Non addolciamo troppo il messaggio, perché la verità è questa, se no inganniamo le persone. Egli lo fa nell'acqua, Gesù lo fa nello Spirito Santo. Guardiamo in Atti 2:4 che accade, ma non solo, guardiamo. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue secondo che lo Spirito Santo dava loro da esprimersi. È stato chiarito che il segno del battesimo dello Spirito Santo si parla in altre lingue, e benedetto sia il Signore. Lo spazio che è passato da Gioele a Giovanni Battista, 800 anni. Lo spazio che è passato da Giovanni a Gesù, circa 3 anni. Sono partiti insieme finché poi è arrivato il battesimo nello Spirito Santo. Noi man mano andiamo avanti e guardiamo come si restringe il tempo. 1 Corinzi capitolo 12 verso 13, che cosa dice a coloro che hanno ricevuto il battesimo? Infatti noi abbiamo ricevuto il battesimo in un unico spirito, per formare un unico corpo, cioè il corpo di Cristo. Vedi la comunione che noi abbiamo? Tu senti la comunione dello Spirito Santo quando siamo unti dallo Spirito Santo? Abbiamo una comunione particolare, ci vogliamo bene, io ti voglio un sacco di bene, perché quando parlo con te attraverso la voce sento l'unzione dello Spirito Santo, e non ha importanza quanti anni hai tu, non mi interessa proprio. Quello che io sento è che nella voce c'è un filo di comunione, che si sente la vibrazione e la presenza dello Spirito Santo dall'altra parte che ci sei tu. Come per esempio Maria ed Elisabetta, non appena Maria arrivò da Elisabetta, la chiamò, e Elisabetta sono arrivato. Dice la scrittura che come Maria la chiamò, il bimbo nel ventre non si fermava più. Perché? Perché nella voce veniva trasmesso quella voce dello Spirito di Dio, che erano collegati, perché lo Spirito di Dio, che Giovanni era nato per virtù dello Spirito Santo, e Gesù Cristo era stato generato dallo Spirito di Dio. Vedete, c'è la comunione. Non appena ti ho sentito, sai quanti fratelli e sorelle ci sono che ci vogliamo un bene pazzo, veramente. Perché? Perché sentiamo la presenza dello Spirito Santo, c'è una comunione, perché siamo diventati un solo corpo. Quando c'è la comunione si muove ogni cosa armonizzato. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico spirito per formare un unico corpo. E giudei e greci, non ha importanza più, non c'è più divisione. Lo Spirito Santo unisce, lega. Infatti i credenti sanno che hanno più comunione con i credenti che con i propri familiari. È una cosa tanto vera che non si può negare. I credenti lo sanno, perché lo vivono, perché è l'unica istituzione al mondo che ha un collegamento così profondo, perché è di natura divina, e gloria sia resa a Dio per questo. Tanto che questo ci lega ad essere un corpo unico tra giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di quell'unico spirito. Questa effusione, questa nuova nascita apre le porte, è come quando si apre la borchia del telefono, arriva la chiamata, ti possono chiamare anche dagli Stati Uniti,
lontano per lontano già puoi comunicare, perché la borchia del telefono della TIM è stato collegato ed è in collegamento. E questo è il globo che viene così avvolto da questa energia che produce lo Spirito Santo e ci lega, ci unisce, ci fa sentire dello stesso corpo di Cristo, lui a capo. E che cosa c'è ancora di più? Efesini 5,18 ci dice di essere sempre pieni di questo. E non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito. Cioè la parola di Dio ci consiglia che noi dobbiamo essere sempre pieni dello Spirito Santo. Dobbiamo ubriacarci, parla di ubriaco. Ci dobbiamo ubriacare, avere questo flusso continuo di benedizioni. Dobbiamo sempre alimentarci di questa benedetta presenza dello Spirito Santo, perché così facendo, quando il Signore ci ha battezzati nello Spirito Santo, dopo basta mantenere. Diventiamo un poco come gli alcolizzati. Sai, l'alcolizzato prima se ne deve bere parecchi bottiglioni di vino, parecchi liquori. Dopo, basta poco poco, già è ubriaco. Perché? Perché si è saturato. Noi dobbiamo cercare il Signore, cercare il battesimo nello Spirito Santo. Farci riempire, come dice la parola del Signore, e poi mantenere quell'equilibrio continuo perché possiamo costantemente vivere una vita al di sopra della normale vita di chi non conosce il Signore. Efesini 5,18, lo abbiamo appena letto, ci dice questo. Ubriacatevi, non una sola esperienza. Ci sono molti che fanno un'esperienza. Dicono quattro parole, tornano a casa, dicono agli amici, il pastore, il Signore mi ha battezzato nello Spirito Santo, sono stato al campeggio, ho fatto pure io, qua, 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 tre, quattro volte. Il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo. E poi, non deve essere una esperienza unica. Vuoi mettere per cortesia Efesini 5,18? Non è così. Quello è l'inizio, quando poche parole cominciano e quando cominciano. È solo l'inizio, ma tu ti devi continuare perché il linguaggio si deve ampliare e devi poterlo usare per tutto. Non è che un bambino dice papà, lo so, quando sentiamo un bambino che dice papà, attira tutta la nostra attenzione. Se dice mamma, ha detto mamma, che bella, ha detto mamma, hai sentito? Tutti stiamo attenti. Ma il bambino non si può fermare a dire solo mamma e papà, e tutto il resto chi ce lo mette? Man mano che cresce deve sviluppare tutto quello che è il linguaggio che ha bisogno, perché nel linguaggio dello spirito non c'è solo la preghiera, c'è la preghiera. C'è la lode, c'è la presenza dello Spirito Santo, serve per esorcizzare, serve per benedire Dio, serve per amministrare la parola. È la stessa cosa che noi abbiamo nella preghiera naturale con la nostra bocca, si fa nella lingua dello Spirito. Non vi inebriate di vino, ma siate ripieni dello Spirito Santo. Non soltanto ho sentito dire una parola, sono stato al campeggio, sono stato al raduno, sono andato nella chiesa. Quello è solo l'inizio, si è stappato, poi bisogna esercitarlo. Ha preso il tirabuciò, ha tolto il tappo, mo deve uscire fuori lo spumante che c'è dentro, la forza dello spumante, perché dobbiamo essere ubriachi dello Spirito Santo. Dobbiamo esercitare il dono che ci ha dato. Non una sola esperienza, ma sempre. Dopo basta poco per essere come ho detto. Ora guardiamo il tempo
Che ci vuole per ricevere il battesimo dello Spirito Santo? Può essere anche prima. Io spero che tu non sia un credente che parli dello Spirito Santo da 800 anni e non lo hai ancora ricevuto. E spero che tu non sia neppure il credente che stai 3 anni e ancora non lo hai ricevuto. Perché la parola del Signore ci fa vedere che prima ne è stato parlato. Gesù ha detto che c'era la promessa del Padre che stava per arrivare nell'arco dei 3 anni, ma poi egli ha ristretto il tempo. E guardiamolo insieme. In primo Atti capitolo 1, verso 4, Gesù stava per partire. Ne aveva parlato Gioele, ne aveva parlato Giovanni, ne aveva parlato Gesù. Ora sta per partire Gesù e dice: guardate, fra qui e non molti giorni voi avete il compimento. Il tempo si restringe. Quando dobbiamo servire il Signore, quando ci diamo a Dio, dobbiamo metterci il cuore, non dobbiamo badare a spese, dobbiamo cercare il Signore, perché chiunque invoca il nome del Signore, abbiamo udito, sarà salvato, sarà battezzato nello Spirito Santo, sarà unto per compiere la chiamata che ha ricevuto. Vediamo Gesù come restringe il tempo. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me. Nell'arco dei 3 anni della sua missione, egli ne parlava spesso, ma non era ancora maturo quello che Gesù doveva compiere, perché doveva prima essere glorificato. Egli doveva portare a destinazione il compito ricevuto dal Padre. Dopo che l'aveva portato, io vi manderò il Consolatore. Perché se Gesù era vivo, lo Spirito di Gesù non poteva essere mandato. Egli usava dal Padre la rivelazione, non la sua. Dopo la morte e resurrezione è subentrata la sua. Egli ha mandato quello che il Padre aveva promesso. Verso 5. Poiché Giovanni ora riporta ciò che aveva detto Giovanni. Giovanni aveva detto: io vi battezzo con acqua, ma colui che verrà vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco purificatore. E Gesù dice: Giovanni l'ha già detto, che vi battezzava, che battezzava con acqua, ma Gesù ripete: ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Forse è da molto tempo che tu frequenti la Chiesa, ancora non hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, ma lo stai cercando. Sei presente alla Chiesa, in Chiesa, quando c'è la preghiera per lo Spirito Santo? O forse qualche volta hai ricevuto un piccolo soffio in mezzo ad un gruppetto e hai detto qualche parolina e poi sembra che hai ricevuto il certificato, come i vigili urbani che si mettono la fascia qua, VU, vigile urbano. Nella Chiesa non è così, che ti mettono battezzato o non battezzato. Io non ho mai chiesto, nella mia Chiesa ci sono di quelli che hanno detto che sono battezzati, io come pastore non li ho visti mai battezzati, però non sono manco cambiati, perché sono crudi come una patata ancora. Ancora non hanno fatto l'esperienza di un cammino di santificazione, perché sono artificiali. Il Signore ci deve aiutare. Hanno fatto un po' bababà in qualche campeggio, poi sono tornati e hanno detto che erano stati battezzati. Dove arriva lo Spirito Santo porta una trasformazione profonda. Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Fratelli, quando il Signore ci salva, quando c'è la nuova nascita, noi dobbiamo subito partire a cercare il prossimo evento,
il prossimo incontro, la prossima occasione di essere battezzati nello Spirito Santo per poter servire il Signore. Perché senza un'effusione potente dello Spirito Santo ci manca quella franchezza che noi abbiamo bisogno. Infatti, i discepoli, pur essendo non di alta cultura, ciò che rispecchiava nella loro vita era la franchezza che avevano nell'annunciare il Cristo risorto. Perché? Perché la presenza dello Spirito Santo porta la testimonianza viva, vigorosa, una unzione che continua sempre senza troppo affaticarsi, perché diventa un'energia continua che ti trascodifica il linguaggio che tu devi manifestare per il servizio che il Signore ti permette di fare. Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Fratello, sorella, mettiti all'opera a cercare il battesimo nello Spirito Santo. Guardiamolo insieme. E così Gesù, nel capitolo 1, verso 8, aveva completato i giorni che doveva restare. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi. E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Non arrivarono loro all'estremità della terra. Ci dobbiamo arrivare noi, perché loro si fermarono dove potevano arrivare. L'America ancora non era stata scoperta. Fu scoperta nel 1492. Anzi, vennero gli americani qui ad evangelizzarci. Signore, aiutaci. Perché noi, col sistema vaticano, col sistema del cattolicesimo, eravamo impacchettati, eravamo messi sotto una cappa che l'Evangelo non bisognava annunciare l'Evangelo, bisognava vendere elemosine, bisognava vendere preghiere, bisognava vendere messe, bisognava fare commercio. Il Signore ci deve aiutare. Il Signore ci aiuti veramente. Allora, fra qui e non molti giorni, quanti giorni? Gesù, dopo 40 giorni, dopo aver confermato i discepoli che entrava a porte chiuse, perché 40 giorni furono più che sufficienti per convincere i discepoli che era veramente risuscitato, perché egli si manifestava costantemente per lasciarli nella verità di Dio, cioè sapere che veramente era risuscitato, se no non avrebbero dato la loro vita per il Signore quando l'opposizione incalzava. E San Paolo dice che in quello stesso tempo Gesù apparì a più di 500 credenti nella chiesa di Corinto, ne parla nel capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi, per dire che si è ampiamente manifestato nell'arco dei 40 giorni per dare garanzia della sua risurrezione. Restò 40 giorni. L'ultimo giorno che stava per partire, ricordò che dovevano aspettare a Gerusalemme, ma non 800 anni, non 3 mesi, ma guardiamo insieme, 10 giorni, il massimo che tu, dalla conversione, dalla nuova nascita, che noi troviamo nella parola del Signore, che tu puoi ricevere, perché se è successo agli apostoli, perché non deve succedere a te? Perché non deve succedere a me? Io ringrazio Dio che a me mi ha battezzato la stessa sera che mi ha salvato. Tra salvezza e battesimo di Spirito Santo saranno passati pochi secondi. E lo ringrazio. Ma la parola del Signore stasera ci dà anche una misura. Gli insegnamenti ci sono abbastanza. Noi abbiamo da Gioele a Gesù 800 anni, da Giovanni e così via, fino a che è partito, 3 anni che ha parlato della promessa del Padre.
40 giorni è restato per dire che fra poco arriva, abbiamo la Pentecoste 10 giorni dopo dell'ascensione. In 10 giorni è successo tutto questo. Ma noi siamo più responsabili se non cerchiamo lo Spirito Santo. Sai perché? Perché noi abbiamo avuto 2000 anni di storia di uomini e donne che in tutti i tempi sono stati battezzati nello Spirito Santo. Gli cambiavano nome. C'è stato un periodo nell'Ottocento, nel Settecento, alcuni che li chiamavano i quacqueri, che provenivano dall'Inghilterra, e questi quacqueri voleva dire una parola inglese che Quaker vuol dire terremoto, che nelle loro chiese si muovevano e facevano sempre così, che sembrava un terremoto. Però era l'unzione della presenza dello Spirito Santo, perché quando è che andavano, tutti quelli che andavano lì venivano avvolti dalla presenza dello Spirito Santo, e allora non sapevano che nome dargli a questi uomini, a queste chiese di puritani che vivevano una vita consacrata, ma la loro consacrazione gli permetteva di muoversi senza... ma chi sono questi? Sono dei cristiani. Ma dei cristiani, ma questi fanno tutti così nelle sedie, si muovono, che succede? Dice, quelli sono i quacqueri, i quacqueri che si sparsero in missione un poco in tutte le... Perché i quacqueri? Perché era come un terremoto. Ma perché? Perché si riferiva al giorno della Pentecoste. Che cosa successe nel giorno della Pentecoste? Come un grande vento, come un terremoto. Un grande vento li avvolse e li fece uscire fuori in quella grande festa dove c'era la folla. E noi, 800 anni da, 30 anni che Gesù ne ha parlato, 2000 anni che i discepoli e la Chiesa è stata alimentata proprio da queste risorse così forti, adesso nel 2017, se parliamo in lingue nel culto, dobbiamo stare attenti, se no quelli di fuori. Ma chi sono quelli di fuori se noi siamo tutti cristiani in Italia? Noi siamo tutti dentro. Ma se siamo dentro, entriamoci veramente. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che dobbiamo cercare il battesimo nello Spirito Santo. E da quello che risulta, perché possiamo prendere anche la calcolatrice se tu vuoi, Gesù è restato 40 giorni per confermare che era risuscitato veramente. Dopo aver confermato, è partito. Mentre era così, egli si è elevato. Loro cosa hanno fatto? Non sono andati a dormire sull'alto solaio, sono andati ad aspettare la promessa che Gesù gli aveva detto. Perché fuori c'era veramente qualcosa di molto pericoloso se non fossero stati potenziati. Tu, se non sei potenziato dallo Spirito Santo con un santo battesimo, con un'immersione nello suo Spirito, fai fatica a testimoniare fuori della parola del Signore. Fai fatica anche nella tua chiesa, si cominciano a prosciugare le labbra, cominci a balbettare, ti senti che non ce la fai. Puoi essere un grande parlatore, ma se non hai l'unzione dello Spirito Santo, parli, 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 ma non vedi mai un'opera potenziata, perché è un'opera spirituale e il Signore ci deve aiutare. Allora dobbiamo cercare il battesimo nello Spirito Santo. Abbiamo pregato per tante cose. Vogliamo fare una cosa stasera? Preghiamo proprio per il battesimo dello Spirito Santo. Dove sei? A casa tua. Forse hai cominciato a dire qualche parola, forse hai cominciato a... Stasera sciogliti nella sua presenza. Dà la libertà al tuo cuore. Perché quando comincia la prima, la seconda, la terza e così via, e tu lodi il Signore con tutto il cuore, allora Egli ti battezza nello Spirito Santo. Cominciamo a fare un impegno di preghiera. Se gli apostoli, i discepoli, in 10 giorni hanno avuto un'occasione straordinaria di espandere l'Evangelo, adesso quanti migliaia ce ne siamo stasera insieme? Noi siamo più che sufficienti per evangelizzare non solo tutta l'Europa, ma tutto il mondo. Abbiamo bisogno di un santo battesimo di Spirito Santo.
perché Giovanni battezzava con l'acqua, ma noi abbiamo il grande battezzatore, colui che è venuto, Gesù Cristo, che ha completato l'opera, ha fatto, ha portato a destinazione, è stato glorificato, ha completato tutto. Ci dobbiamo solo aprire a Lui e dire: Signore, io voglio essere ripieno dello Spirito Santo, voglio essere battezzato con lo Spirito Tuo Santo e col fuoco, sì, cercare proprio il fuoco della presenza dello Spirito Santo per una purificazione interiore, per una consacrazione vera davanti al Signore. Vogliamo cantare un bel canto, due, e poi preghiamo il Signore. Comincialo a cercare da questa sera. Comincia a dire: Signore, io ti voglio servire, ma voglio questa unzione. Perché così, dove vado, Signore? Dove vado? Che io ho paura dell'ombra mia. Io ho paura di un ragno. Come faccio ad affrontare tutte le male bestie che vogliono attaccarmi se mi metto a lavorare seriamente con te? Devi diventare un soldato forte. Devi veramente ricevere dal Signore un potere speciale per annunciare la sua parola sotto la guida e l'unzione dello Spirito Santo, e allora vediamo la gloria del Signore che si manifesta. Vogliamo cantare un bel canto insieme? Ne avete uno? Prego. Numero 797, che è Spirito Santo. Comincia a cercare lo Spirito Santo, dai, che il Signore ti dà una bella occasione, ti dà l'occasione di ricevere un santo battesimo che ti rinnova, ti rinfresca, ti fa sentire la freschezza della sua presenza. Noi veniamo alla presenza del Signore con un desiderio forte dentro al cuore di ricevere qualcosa nel suo nome e di sentir così vicino il suo calore. Andiamo al Signore e poi preghiamo insieme, e comincia da stasera ad impegnarti a cercare il battesimo nello Spirito Santo. E se nella tua chiesa pregano per lo Spirito Santo, non mancare, ti metti insieme, uniti di pari consentimento. Il tempo si è accorciato, non dobbiamo aspettare 800 anni, non dobbiamo aspettare 30 anni, non dobbiamo aspettare 3 anni, in breve spazio di tempo il Signore risponde e ti metti a servirlo come Egli vuole e come già ti ha dato parole profetiche che sono giacenti nel tuo cuore, come era giacente la parola del profeta Gioele, solo che non c'erano le condizioni. Sai perché non è accaduto molto tempo prima tutti quegli eventi che erano scritti là? Perché c'era un tempo fissato della venuta del Signore Gesù Cristo, ma c'era anche un popolo che non cercava Dio, perché restarono 400 anni, da Malachia a Matteo, 400 anni senza ricevere la parola del Signore, perché era un popolo che si era addormentato, non cercava più il Signore. Signore, aiutaci. Risvegliaci e andiamo avanti, che il Signore farà cose belle, perché oggi la sua parola ce l'hai tutti i giorni a casa tua, e la parola di Dio dice: beato chi legge e beato chi ascolta la sua parola. Nutriamoci della parola, e poi quando lo Spirito Santo l'attiva vediamo che porta frutto in un modo speciale. Andiamo, Matteo, Marco, chi sei? La presenza del Signore.
la pace che solo lui può donare. Sentir così vicino il suo calore. Percepiamo la presenza del Signore, perché c'è un bisogno forte dentro il cuore di ricevere la pace del Creatore, quella pace che solo Lui può donare. Riempi i nostri cuori, grazie Signore per la pace che ci dai e della grazia donata a tutti noi. Spirito Santo, scendi su di noi. Spirito Santo, riempi i nostri cuori, grazie Signore per la pace che ci dai e della grazia donata a tutti noi. Ne vogliamo cantare un altro? Lo avete uno? Numero? Numero? 802. Numero 802. Spirito di Dio, riempi la mia vita. È personale questo dono. Pietro non lo può sostituire con Paolo, Paolo non lo può sostituire con un altro, tu non lo puoi sostituire, un altro non te lo può dare, è personale. Riempi mia vita, riempi mia anima, lo devi cercare tu direttamente per te. Noi cerchiamo tutti insieme, però per te lo devi cercare tu, è un personale. Riempi tutto di me, Spirito di Dio, riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto di me. Invochiamolo così, Signore, e poi preghiamo il Signore. Benedetto tu sei, Signore. Riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto. Vita, riempi
riempimi col tuo potere. Spirito mio, riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto. Riempi mia anima, riempi tutto di me, riempimi, riempimi, riempimi con tua presenza, riempimi, riempimi col tuo potere. Riempimi, riempimi, riempimi con tua presenza, riempimi, riempimi col tuo potere, riempimi, riempimi con il tuo amore. Riempimi, riempimi col tuo potere, con il tuo amor. Riempimi, riempimi, riempimi con tua presenza, riempimi, riempimi col tuo potere. Ci vogliamo alzare in piedi, ti vuoi alzare in piedi se puoi, dovunque tu sei, ed invochiamo lo Spirito Santo che prenda corpo nella nostra vita e apriamoci a Lui, apriamoci allo Spirito Santo, apriti sorella dovunque tu sei, fratello apriti allo Spirito Santo, spalanca il tuo cuore nel limite delle tue possibilità. Non è che devi dire tante parole, perché le parole davanti a Lui hanno un valore, ma non quanto puoi pensare tu. Egli ti vuole riempire della sua presenza, spalanca il tuo cuore nella sua presenza. Chiudi gli occhi e apri il cuore, digli Spirito di Dio. Gesù, tu che sei il battezzatore, tu che sei colui che battezzi con lo Spirito Santo e col fuoco, tu che sei colui che dai questo dono, vengo a te, sì Signore, vengo a te stasera, voglio iniziare Signore una ricerca del battesimo nello Spirito Santo, di questa unzione che tanto se ne parla nella tua parola, che tanto è importante per ognuno che ti vuole servire, che è tanto prezioso per coloro che devono amministrare le cose del regno di Dio. Signore, ti voglio servire con un'unzione nuova. Questa sera, Signore, vengo a te. Mi apro nella tua presenza. Sono qui, Signore, so che questo è un dono che tu solo mi puoi dare, perché tu sei il battezzatore. Giovanni ha così dichiarato, colui che viene dopo di me, colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Sarà lui che farà una grande purificazione nella tua vita. Spanditi nella sua presenza.
Spandigli il tuo cuore e digli: Signore, tutto quello che c'è da bruciare nella mia vita che non serve, perché la tua presenza è importante per me, brucialo, Signore. Lascia, purifica il mio cuore e fa che il mio cuore sia il tempio dello Spirito tuo Santo, Signore. Apriti nella sua presenza, parlagli personalmente, alleluia. Egli ascolta la tua singola preghiera, egli ascolta ciò che tu gli dici col cuore. Non ha bisogno di mediatori, di mediatrici, tutte queste cose che ti distraggono. Spirito Santo di Dio, dà luce a quanti si avvicinano col cuore a te. Basta aprirsi ed invocare il nome del Signore, perché abbiamo letto anche stasera e lo vogliamo ripetere: chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Chiunque invoca il nome del Signore sarà battezzato nello Spirito Santo. Chiunque invoca il nome del Signore sarà tirato fuori dalle circostanze che si trova per poterne venire fuori, perché Egli si abbassa fino a te per operare in profondità nella tua vita e per darti la risposta mentre sei aperta, sei aperto nella sua presenza. Benedetto tu sei, Signore. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo, mentre continuiamo a restare nella tua presenza, per lodarti, per benedirti, permetti che si apra il nostro cuore. Mentre continuiamo a restare, a lodare, a cercare, ad amministrare le cose spirituali secondo la guida dello Spirito Santo, tu continua ad invocare il nome del Signore su di te perché possa operare su di te, su coloro che ti sono vicini, su coloro che fanno parte della tua casa, della tua famiglia, su coloro che tu desideri che siano toccati dallo Spirito Santo, perché Egli interviene in un modo potente, perché non lo dovrebbe fare con te. Ci sono stati uomini e donne che hanno pregato per intere nazioni e il Signore li ha salvati, il Signore ha risposto. Perché non dovrebbe rispondere a te questa sera? Qual è la cosa che tu pensi che non possa essere, tu non possa essere risposto? Siamo insieme questa sera, migliaia nella sua presenza, sotto questa grande tenda. Non sei solo, c'hai anche tanti fratelli e sorelle che intercedono per te, perché il Signore ha messo dei pesi nel cuore di tanti servitori e serventi maturi che lo Spirito Santo gli impone di intercedere per te. Permetti allo Spirito Santo di operare nella tua vita, spanditi nella sua presenza, apriti nella tua presenza, permetti a Dio, invocalo, sì, la chiave per poterti aprire è quella di invocare il Signore su di te. Il tuo cuore si apre quando tu lo invochi, perché quando tu lo invochi Egli viene per esserti di aiuto ad aprirti completamente e gli permetti di operare. Alleluia. Vogliamo insieme cantare il canto 701. Mentre noi lo cantiamo, tu continua a cercare il Signore. Benedetto tu sei, Signore. Invocalo. Se senti il bisogno di invocarlo, invocalo, perché Egli si abbassa su di te. Senti la sua presenza, assaporala una volta, apriti con tutto il cuore, fai un'esperienza nuova stasera di aprirti in sincerità nella sua presenza. Mentre noi cantiamo questo canto, fa diventare le parole tue, li prendi per te, dicendo: la vita mia per te spendere vorrei, ma ho bisogno di un'unzione dello Spirito Santo. Il tempo mio a te dare io vorrei, ma ho bisogno di una guida, perché sennò dove lo vado a sprecare? Ma poi non ci riesco se tu non sei con me. Più in alto no, salire io non so. Spirito Santo, fai tu, prendi tu il comando. Se mi guidi tu non sarò deluso, non sarò delusa. Dammi la mano
e farò quello che mi chiedi. Viaggerò con te quest'altro poco di tempo che resta, Signore, di recupero che tu mi dai, non so quanto è lontano, lo voglio spendere per la tua gloria. Alleluia. Continuare a lodare il Signore, avete un altro canto? 744. Numero 744, lodiamo insieme, rinnovami Signor Gesù, io desidero cambiare. Non c'è un altro indirizzo a chi glielo possiamo dire, glielo dobbiamo dire a Lui, e glielo devi dire personalmente, glielo devo dire personalmente perché
Non mi posso sostituire a nessuno e neppure tu. Rinnovami, Signor Gesù. Io desidero cambiare. Rinnovami, Signor Gesù, io desidero cambiare. Perché tutto ciò che c'è dentro di me deve essere trasformato. Perché tutto quel che c'è dentro il mio cuore ha bisogno, ognor, di te. Alleluia. Grazie, Signore, che tu sei. Vogliamo pregare il Signore, ci vogliamo alzare in piedi. Voglio chiedere a due giovani che sono qui ospiti insieme con noi e altri due nostri, donne o uomini che siano, preghiamo quattro persone. Cerchiamo il Signore. Uno che veramente sente il bisogno di cambiare e che intercediamo anche per chi fuori sente il bisogno di cambiare. Ci uniamo, qua non ci sono chi meglio e chi peggio, abbiamo bisogno di cambiare, molte cose ci sono da cambiare, Signore aiutaci a cambiarle, ce ne sono tante, Signore, aiutaci, aiutaci, aiutaci. Alleluia, gloria al tuo nome, Signore. Benedetto sei, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetto tu sei, Signore. Non dare troppa precedenza quando devi fare la tua parte per servire il Signore e per onorare Dio. Non devi dare la precedenza a nessuno, te la devi prendere tutta, perché onorare il Signore, cercare il Signore,
Perdi l'occasione, ma sciacca sandata la cammaita. Signore, caro Padre, subito Signore, devi prendere. Questa sera per ringraziarti, Gesù. Signore, ti ringraziamo per come ci dai questa opportunità di stare tutti insieme, Signore. Ti ringraziamo per come stasera tu hai deciso di arrivare alle nuove case, Signore. Ti ringraziamo per come la tua parola non cessa mai di parlare ai nostri cuori, Signore. Ti ringraziamo per come tu sei morto per noi e per come ci dà la possibilità di portare l'Evangelo a tutto il mondo, Signore. Ti ringraziamo, ti chiediamo di benedire qualsiasi anima che ci sta ascoltando e ci sta vedendo, Signore. Ti chiediamo sempre di starci vicino in tutti i problemi della nostra vita. Accompagnaci nel nome di Gesù, amen. Padre nostro che sei nei cieli, Signore, grazie per la giornata che ci hai donato, Signore. Grazie perché ancora una volta possiamo venire a Te, Signore, possiamo essere davanti alla Tua presenza. Signore, questa sera vogliamo chiederti di benedire questo culto, Padre. Possa Tu ungere il Tuo servo dall'alto affinché la parola che Tu gli hai dato possa arrivare ai nostri cuori e ai cuori di chi è a casa, Signore. Ancora, Signore, veramente come ti abbiamo cantato prima, noi vogliamo cambiare per Te, Padre, perché vogliamo essere a Tua immagine, Padre. Vogliamo essere come Tu ci vuoi, Padre. Vogliamo adempiere al piano che Tu hai per noi. Questa è la nostra preghiera, Signore. Stasera vogliamo essere come Te. Vogliamo cambiare per Te, vogliamo essere come Tu vuoi. Ti chiedo queste poche parole non nel nome mio, ma nel nome di Gesù, che è benedizione eterna. Amen. Benediciamo, grazie Spirito Santo per la tua presenza, grazie perché tu rilasci doni speciali in ogni cuore che ti cerca, alleluia. Oh, grazie per la tua presenza, grazie per la tua presenza, alleluia, lode e gloria a te Signore.
deve essere trasformato, Signore, perché tutto quello che c'è dentro il mio cuore ha bisogno di te. Ha bisogno di te. Ha bisogno di te. Per la tua presenza, Spirito Santo, mentre c'è la sua presenza, approfittane di aprirti. Quando è tempo di cercare il Signore, alleluia, mentre Egli lo si può trovare, mentre Egli ti sta parlando, mentre senti che ti sta parlando, mentre senti che ti sta parlando, ti sta toccando, alla coscienza ti tocca, non ti tocca sulla spalla. Mentre così cedi a Lui e digli: ho bisogno di cambiare stasera, Signore, stasera voglio cambiare, stasera che Tu mi parli, stasera io mi do a Te, perché voglio diventare uno strumento speciale di tutte le promesse che Tu mi hai fatto, Signore. Voglio che si adempiano tutte, li voglio rincorrere dietro senza fermarmi. Toccami stasera, cambiami stasera, rinnovami stasera. Ho bisogno di cambiare perché voglio vedere le promesse che mi hai dato, Signore, realizzate, i sogni che Tu hai dato al mio cuore, che si possano adempiere prima possibile nel tempo che Tu vuoi. Gloria al Tuo nome. Benedire, Signore, grazie, Signore, per ogni cosa che fai, Signore, giorno dopo giorno, Signore. Grazie, Signore, di questo bellissimo canto, Signore. Grazie, Signore, per ogni cosa, Signore. Ti prego, Signore, cambiaci, Signore, modellaci, Signore. Facci un vaso nuovo, Signore. Noi desideriamo e bramiamo cambiare, Signore. Ma senza la Tua mano, Signore, noi non possiamo farcela, Signore. Ti prego, Signore, cambiaci, Signore, giorno dopo giorno, Signore. Modellaci, Signore, e facci dei vasi d'onore, Signore, per Te, Signore. Grazie, Signore, per quello che stai facendo in ognuno di noi, Signore. Grazie, Signore, di come mi modelli giorno dopo giorno, Signore. Continua, Signore, a cambiare, Signore, ognuno di noi, Signore. Ti presentiamo, Signore, coloro che ci stanno guardando, Signore, che Tu possa benedire, Signore, anche loro, Signore. Ti presento, Signore, soprattutto chi ci sta seguendo, Signore, le loro richieste di preghiera, Signore, i loro bisogni, Signore, te li mettiamo nelle Tue mani, Signore. Ti prego, Signore, cambia anche i loro cuori, Signore. Cambia anche i nostri, Signore, perché abbiamo bisogno anche noi, Signore. In prima fila, Signore, ci siamo. Abbiamo bisogno di Te, Signore. Le parole vengono meno, Signore, ma il nostro cuore, Signore, brama di cambiare, Signore. Desidera cambiare, Signore, ma senza la Tua mano, Signore, noi non possiamo avere nessun cambiamento, Signore. Ti prego, Signore, poggia la Tua mano su di noi, Signore. Guida ogni nostro passo, Signore, e Ti chiediamo ogni cosa, non per i meriti, Signore, ma per amore del Tuo amato Figlio, Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Vai Spirito Santo, vai Signore, sì sì. Alleluia. Mentre c'è ancora la presenza dello Spirito Santo su di te, approfitta. Mentre senti che parla a te direttamente, apriti a Lui. È una parola tra te e Lui, non ci devono entrare gli altri. Sei tu che devi dare la risposta mentre ti sta parlando, perché Egli dirige il messaggio al tuo cuore, tu lo sai che parla a te. Quando Egli ti parla non generalizza, Egli ti fa sentire che sta parlando direttamente al tuo cuore, perciò la risposta gliela puoi dare solo tu nel dire: ho bisogno di essere cambiato, stasera Signore fallo perché voglio iniziare un cammino nuovo con te, questa sera. Guarda che il potere dello Spirito Santo è su di te questa sera. Egli è tanto presente, più di noi. Egli è presente su di te più di come siamo presenti noi. Benedetto, ma che sei bello Spirito Santo. Vai col tuo potere in un modo speciale.
e rispondi ad ogni cuore che si apre a te in questo momento per una trasformazione potente, istantanea, Signore. Sì, sì, sì. Sì, Signore, vai, bello, tu sei speciale, gloria sia resa a te. Grazie per la tua presenza, grazie per la tua presenza. Alza la tua mano verso di lui. Se tu non hai parole da potergli esporre, alza la tua mano per dire: io sono qui, Signore, fai su di me quello che io neppure so dirti. Mashakassanda. Guarda che la sua presenza è su di te in questo momento. È tanto forte, alza la tua mano. Se tu alzi la tua mano, senti che c'è come una forza che te la mantiene in alto. Gloria a te, Signore. Prova ad alzare la tua mano e vedrai come senti una forza che ti mantiene la mano alzata. Gloria a te, Signore. Grazie per lo Spirito Santo. Alleluia. Che sei bello, Spirito Signore, Santo. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo ancora per questa sera, per come siamo alla tua presenza, Signore. Grazie per come ci sostieni, per come ci porti avanti, Signore. Ma questa sera ancora ti chiediamo, come ti è stato già chiesto e cantato, Signore. Quando tu alzi la tua mano, senti che nella tua mano c'è un'altra mano che te la mantiene sospesa. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie a te, Signore. Che sei bello, Spirito Santo. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. Ti vogliamo lodare, Signore. Grazie, grazie, grazie. Signore, ti ringraziamo, ti benediciamo ancora questa sera, come siamo alla tua presenza. E come ti è stato già chiesto, Signore, abbiamo bisogno di essere rinnovati e cambiati, Signore. Continua a servirti di ognuno di noi, continua ad operare nelle nostre vite, nei bisogni, Signore, di come siamo, di dove siamo, di come siamo, Signore. Intervieni tu nelle nostre vite e cambiaci affinché possiamo servirti, ti possiamo servire come a te piace e come a te convieni. Opera in ognuno di noi, Signore, ognuno nelle sue difficoltà, ed ogni richiesta la facciamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Oh, gloria a te, Signore. Oh, grazie per la tua presenza, Spirito Santo. Approfittane mentre c'è ancora la sua presenza tanto forte su di te. Mashaka Santa. Oh, grazie per la tua presenza. Vai, Signore, vai, avanza e parla ad ogni cuore che deve questa sera aprirsi a te per una risposta potente che viene da parte tua. Gloria al tuo nome, Signore. Grazie, 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 grazie. Lode e gloria a te, Signore. Alleluia. Amen. Amen. Benedetto sia il Signore. Vogliamo, accomodatevi, vogliamo cantare un bel canto di testimonianza. 749. Canta insieme con noi, 749, quelli che sperano in Gesù, quelli che sperano in Gesù è un'altra cosa, è un altro pianeta, eh? Stop.
avrà, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. E nuove forze avrà, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. E nuove forze avrà, e nuove forze avrà, quelli che sperano in Gesù. E nuove forze avrà, e nuove forze avrà, grazie al Signore. Ed ora abbiamo un breve spazio di testimonianza, se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, e due giovani di questi che sono insieme con noi, che vogliono servire il Signore attraverso i mezzi della televisione, sono venuti per fare uno stage, per fare pratica, perché vogliamo insieme portare avanti questa opera che ci ha affidato il Signore anche in altre città. E qui sono giovani che vengono per la formazione, quando 5, quando 10 vengono, rivengono. Noi vogliamo vedere la gloria del Signore che si manifesti attraverso questi mezzi che entrano dove noi non possiamo mai entrare. Perciò il Signore ci apre le porte e noi ci dobbiamo entrare. Quando non li aprono a noi, li aprono attraverso altre possibilità che il Signore ci dà. È importante che noi portiamo la Sua parola, perché dove arriva la Sua parola, i cuori vengono trasformati. La parola di Dio ha un potere straordinario, perché viene attivata dallo Spirito di Dio e porta. La Sua parola è come l'acqua quando cade sul suolo, sempre qualcosa ne viene fuori, e così si rinnova il popolo di Dio attraverso la semina della parola del Signore. Noi portiamo il seme e il Signore manda la pioggia, e alla fine vediamo un grande raccolto per la gloria di Gesù Cristo. Allora, due giovani e qualcun altro, se già ha qualcosa da parte del Signore. Due giovani che vogliono servire il Signore, sentono la chiamata e ci dicono come mai si trovano qua. Benedetto sei tu, Signore. Non ce ne manco uno. Non ce ne sono giovani. Dobbiamo chiamare per nome. Come chiamare per nome? Voglio. Benedetto sei, Signore. Amen, Signore soldato, voglio ringraziare il Signore come fa stare qui, lo voglio ringraziare come fa far parte di questo gruppo, all'età di 12 anni il Signore mi ha salvato, mi ha toccato col suo Santo Spirito e dopo pochi mesi mi ha battezzato col suo Santo Spirito. Lo ringrazio come quest'anno ad aprile mi ha fatto fare il patto in acqua con Lui e nonostante le difficoltà, sono passati ormai 2 anni, e nonostante le difficoltà il Signore mi ha sempre aiutato. Pregate per noi giovani perché ne abbiamo veramente bisogno. Amo il Signore soldato. C'è qualcun altro? Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore. E stasera vogliamo leggere insieme, dopo quello che abbiamo ascoltato prima, di come, non so, molti di voi non c'erano, ma abbiamo parlato dello Spirito Santo che il profeta Gioele parlava. Da Gioele a Gesù sono passati circa 800 anni e da Giovanni a Gesù sono passati circa 3 anni. Gesù ne ha parlato in quei 3 anni della promessa del Padre. Dopodiché Gesù stava per partire
e ha detto di aspettare in Gerusalemme e dopo che aveva completato l'opera, nell'arco di 10 giorni ci fu questo grande evento della nascita della Chiesa, del corpo di Cristo come risuscitato, il corpo di Cristo risuscitato che è la Chiesa. E nell'arco di 10 giorni il Signore completò l'opera del battesimo nello Spirito Santo. Però questo evento produsse nell'ambiente dove si trovavano una curiosità in un primo momento, ma una necessità in un secondo tempo. E dove siamo arrivati per quello che abbiamo detto prima? Man mano che questo evento si sviluppava, ci furono delle persone che erano per le prime volte lì e non sapevano che risposta dare, perché in un primo momento avevano pensato che erano ubriachi e se ne uscirono con il fatto: lascia stare, sono ubriachi, ormai non se ne parla più. Avranno bevuto qualche festicciola che hanno fatto. Hanno fatto lo sballo, si dice adesso. Invece non era così, perché lo Spirito Santo che aveva parlato tramite Gioele, che aveva parlato tramite Giovanni il Battista, che aveva parlato tramite Gesù, era un fenomeno che era stato già messo nel programma di Dio, e quando questi si accorsero che era una cosa seria, incominciarono ad avere dei punti interrogativi, e forse ce l'hai anche tu stasera nel dire che risposta diamo, perché noi pure abbiamo portato altri esempi che parlano molto chiaro e che sono evidenti nella parola del Signore. Noi non ci fermiamo solo a Gesù, ma diciamo che sono passati 2000 anni e in questi 2000 anni molti movimenti carismatici sono sorti, risvegli ci sono stati e ho detto pure che ci sono stati dei periodi dove questo fenomeno si sviluppava in un modo potente che non sapevano che nome mettere. Ad Antiochia misero il nome ai cristiani perché parlavano sempre solo di Cristo, ma in Inghilterra e dintorno, in Scozia e in altre zone del mondo dove questi puritani due secoli passati si sviluppò il fenomeno del battesimo nello Spirito Santo, li chiamavano i quacqueri perché derivava, ho detto prima, dalla parola Quaker, in inglese, che vuol dire terremoto, perché queste persone non riuscivano a stare fermi, avevano questo potere addosso dello Spirito Santo che non li... E più si mettevano insieme, più questo fenomeno si sviluppava. E così era anche nel giorno della Pentecoste, tanto era forte questo fenomeno che la gente si liberava dei beni, li vendeva, li portava ai piedi degli apostoli e proseguiva nel portare avanti l'evangelizzazione, parlare ad altri, e infestavano tutte le zone. Il Signore voglia infestare nel senso voglia mettere a festa la tua casa, il tuo cuore, la tua vita, il tuo vicinato, dove ti trovi, perché questo fenomeno è un fenomeno bellissimo. Lo si vive con un'esuberanza particolare. E arrivarono questi al punto di volere una risposta e chiedersi: ma adesso che dobbiamo fare noi? Beh, non è solo la risposta per quelli del primo secolo che si chiedevano, è anche la risposta per te e per me, perché se ci mettiamo insieme il Signore continua questa opera. E leggiamolo insieme. Nel capitolo 2 degli Atti degli Apostoli leggiamo dal verso 37, così troviamo la risposta e con l'aiuto del Signore incominciamo una ricerca sia sulla Sacra Scrittura ed anche pregando, perché se là nell'arco dei 10 giorni il Signore fece quel poco, allora voglio dire con quanti fratelli stasera siamo insieme. Se ci mettiamo con tutto il cuore, fra 10 giorni vediamo un grande risveglio. Poi dici tu non ci credi. Ma il risveglio non lo dobbiamo fare noi.
Se noi facciamo che ci dice il Signore, il risveglio lo fa il Signore. Perciò può essere, perché il risveglio non lo facciamo noi con le nostre chiacchiere, con le nostre tecniche, facciamo così, facciamo così, che pare ultimamente ce li inventiamo tutti. Quello genuino, quello lo produce lo Spirito Santo, e dove arriva lo Spirito di Dio, allora là soffia da tutte le parti, sconvolge quello che noi non riusciamo a comprendere. Sappiamo una cosa però, che ciò che non è entrato nella mente, nel cuore, ciò che ancora non abbiamo visto, ciò che ancora non abbiamo udito, ciò che ancora non abbiamo assaporato col nostro cuore, il Signore ce lo fa vedere, perché camminare con Lui ci sono sempre delle sorprese speciali. Guardiamo insieme stasera queste persone che erano come siamo noi stasera. È facile che mentre davo spiegazioni riguardo allo Spirito Santo hai pensato, ma allora che devo fare? Ebbene, il Signore ha sempre la risposta. Lui ci sa sempre guidare per dare la risposta al momento opportuno. Lo Spirito Santo ci sa guidare per non lasciare nessuno senza la possibilità di avere una via da poter seguire. Parlare del Signore non vuol dire un poco di parole così accartocciate, no. Lo Spirito Santo apre sempre una via per coloro che hanno buona volontà di seguire il Signore. Si apre sempre una porta, perché è il metodo divino che Lui lascia sempre una possibilità di poterlo seguire. Guardiamo insieme. Oressi, udite queste cose, furono compunti nel cuore. Finirono le beffe, finirono che pareva che prevalevano quelli che disprezzavano la situazione. Spesse volte succede così. Quando manchiamo di unzione di Spirito Santo, diventiamo anche ridicoli, perché gli altri ci avvolgono. Ma quando cerchiamo il Signore, allora lo Spirito Santo dice che compunge. Questo è un fenomeno che non lo possiamo trascurare. Io quando il Signore, la sera prima che il Signore mi avesse salvato e avevo visto una sorella battezzata nello Spirito Santo e parlava una lingua che io avevo sentito, avevo fatto l'ateo per 23 anni e sapevo reggere bene con tutte le argomentazioni con i fratelli che mi parlavano del Signore. Ma quando vidi quel fenomeno, nacque dentro di me un pensiero: questa è una cosa soprannaturale, questa è una cosa che mi parla, questa è una cosa vera. Io ci ho girato intorno, ma questa è una cosa speciale, questa deve esserci qualcosa. Il soprannaturale è quello che non ci può portare fuori strada, perché nasce l'interesse di voler scoprire. Voglio lo Spirito Santo stasera parlare al tuo cuore, al mio cuore di più, perché qua non è arrivato nessuno. Qua abbiamo tutti una grande scala davanti come quella di Giacobbe, che ne devono salire e scendere di angeli ancora per portarci veramente nella giusta direzione. Dobbiamo ricevere tanto soccorso ancora da Dio, eh? E questi dissero a Pietro e agli apostoli: fratelli, allora che dobbiamo fare? Questi fenomeni creavano sempre bisbugli. Vi ricordate? Questi dicono: che dobbiamo fare? Un altro che aveva fatto il mago fino a quel momento, quando vide che imponevano le mani e ricevevano lo Spirito Santo, fece un'altra cosa. Mise mano alla tasca, dice: quando vi devo dare, che se mi date pure a me sta cosa, così pure io impongo le mani e guadagno una cosa superiore. Il Signore ci deve aiutare. Non è così qua. L'opera del Signore è un'opera speciale. Fratelli, che dobbiamo fare? Ascolta la risposta. E Pietro disse a loro e a noi, che dobbiamo sempre addirizzare il tiro con il Signore. Non c'è un essere umano che dice: io non ho bisogno di ravvedimento. Noi credenti, credenti che siamo,
ma possiamo essere meglio credenti dell'universo. Abbiamo bisogno ogni giorno di rivedere la nostra vita, il nostro rapporto con Dio, e dobbiamo continuamente rivederci e misurarci davanti al Signore. Pietro disse a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. La prima cosa deve essere lavato il peccato, prima che lo Spirito Santo riempia il tuo cuore, ed abbiamo bisogno di ricevere il perdono da Gesù Cristo, per la remissione dei peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, e dopo ti riempie, quando il tuo cuore che invochi, ti penti, ti ravvedi, cerchi il Signore, invochi il suo sangue che ti purifica, in quel recipiente lo stesso Signore Gesù Cristo, che è il battezzatore, fa scendere la sua presenza, potenziata dalla sua presenza, lo Spirito Santo, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, poiché per voi, diceva loro, è la promessa. E molti si sono fermati a questo verso. Infatti molti stanno perdendo. Se ti senti morto dentro, fratello, è perché tu hai fermato l'opera di Dio nella tua vita. Ti sei fermato al primo verso, al primo rigo del verso 39. E quando tu ti fermi al primo rigo del verso 39... tu vivi una vita cristiana spenta. A volte non sai manco se sei cristiano più. Ne hai una testa piena e un cuore vuoto. Sei un morto ambulante, perché ti manca quella energia. Io lo so, perché quando mi sento così, torno al Signore, che voglio essere abbeverato, voglio sentire la sua presenza nella mia vita, e mi metto a parlare in lingue. Se quello è il metodo che serve per l'edificazione, è dichiarato nella parola del Signore, non mi pongo il problema perché lo devo fare, perché tutto quello che dice Dio bisogna farlo e basta, non esiste. Se ti dici vai a seminare, tu non puoi dire: ma questo è grano, ma come nasce, ma io non lo so, ma adesso lo butto via. Se ti dice semina, poi vedrai che dopo 10 giorni esce fuori come chiodini dalla terra. Perché? È perché sono i principi che ha stabilito Dio. Non ce lo dobbiamo creare il problema. Non ti fermare al primo rigo del verso 39, perché sennò vivi una vita spirituale troppo miserabile, troppo debole, stai sempre ammalato, la prima febbre la prendi sempre tu quando cambia la temperatura. Poiché per voi è la promessa, per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani. Noi allora eravamo lontani, adesso siamo vicini, è arrivato il turno nostro. Per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà, un'altra versione dice, per lungo tempo appresso, che è arrivato fino a noi, gloria al Signore, e ce ne sono milioni nel mondo. Perciò, se ci sono centinaia di milioni di uomini e donne battezzate nello Spirito Santo, è un'opera che non è denominazionale, è un'opera che esce dalla denominazione, perché l'effusione dello Spirito Santo si riversa in quei cuori che sono stati toccati dalla sua presenza, e molti hanno dovuto uscire dal sistema religioso, perché il sistema religioso, che è mortacino, non riesce a mantenere la comunione con chi non si comporta bello imbacchettato, che sta lì e non si muove, guarda l'orologio quando parte, guarda l'orologio quando... Se tu vuoi guardare l'orologio, non diventi manco un musicista, perché se tu dici devo fare mezz'ora di esercizi al giorno, arriva a 90 anni ancora non suona il pianoforte, perché non puoi mai imparare.
devi buttare via l'orologio se vuoi, diventare qualcuno che tira fuori il gigante che tiene dentro. Deve essere una passione che non si deve finire. Mi ricordo che mia mamma restò un sacco di tempo in un ospedale di Busto Arsizio, che si era rotta la colonna vertebrale e così via. C'era un primario che aveva la passione di fare quello che faceva, ma perché era un caso particolare, quello di mia mamma, ma pure alle 3 la notte l'andava a trovare, perché voleva vedere l'evento. Vennero degli specialisti dalla Germania, perché era un caso che su 95 persone una viveva. Mia mamma era una di quelle 5 che restò in vita ed era diventato a livello europeo, dove andavano nell'ospedale di Busto Arsizio per vedere questo fenomeno di avere rotto il quinto e la sesta anello della colonna vertebrale. Si era prosciugato il midollo ed era restata paralizzata da qui in giù, e che poi si riprendeva dopo che gli avevano fatto dei buchi nella testa. Che cosa voglio dire? Non voglio raccontare il caso di mia mamma. Voglio dire che pure un primario di un ospedale, se vuole riuscire in quella che è la sua passione, non è quello che guarda l'orologio quando è, ma porta a destinazione quella che è la sua passione. Signore, facci nascere un po' di passione di cercare lo Spirito tuo Santo, poiché per voi è la promessa, per i vostri figlioli e per tutti quelli che sono lontani, e quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà per lungo tempo appresso. Noi siamo quelli del lungo tempo appresso, e ce ne siamo centinaia di milioni. Allora Dio è fedele. Se questa sera tu senti nel cuore di dire: Signore, io voglio questo battesimo dello Spirito Santo, comincialo a cercare e trova una chiesa dove ci sono le preghiere per lo Spirito Santo, e vedrai che il Signore soddisferà, perché Lui è alla ricerca di uomini e donne potenziati dallo Spirito Santo per amministrare le cose del suo regno sotto l'unzione e la guida dello Spirito Santo, per proclamare l'Evangelo, che è la potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E con molte parole, verso 40, li scongiurava, cioè scongiurare è una parola che questi discepoli li pregavano: Signore, aiutaci a noi credenti di pregare la gente che si converta. I credenti del primo secolo pregavano le persone, non pregavano solo a Dio, non pregavano solo per le persone a Dio, pregavano pure le persone a dire: convertiti che ti cambia la vita, Signore aiutaci, salvatevi da questa perversa generazione. Che passione avevano questi uomini e donne potenziati dallo Spirito Santo? Afferravano le persone per dire: salvati che le cose peggioreranno. E noi non lo possiamo dire oggi: peggioreranno le cose. Non ci vuole l'indovino, dicevamo noi, non ci vuole lo zingaro per chiedergli che sarà domani, lo vediamo già. Non abbiamo bisogno di indovini per sapere che le cose peggiorano. Noi credenti dobbiamo fare la stessa cosa. Figlia mia, salvati, perché il peggio sta davanti, il demonio continua a fare vittime, intorno a noi le forze dell'avversario, le forze che ci avvolgono. Figlio mio, salvati prima che sia troppo tardi, salvatevi da questa perversa generazione, perché quando ci sono stati in altri tempi generazioni perverse, Dio ha agito aspramente e duramente. Quando c'era il male che imperiava come oggi, Dio ha mandato il diluvio. Ha detto che non lo manderà più il diluvio, ma quando c'era Sodoma e Gomorra,
ha detto che la picciava e l'ha bruciata, ma ha detto che la fine del mondo sarà e le cose esistenti si dissolveranno. Sarà così perché Dio lo dice. Salvatevi da questa perversa generazione. Quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati. Immediatamente cominciarono a fare un giuramento. Il battesimo è come il giuramento, quando uno si arruola che va sotto le armi, fa il patto, il giuramento da quel momento perché fa parte dell'esercito. E in quel giorno furono aggiunte loro circa 3.000 persone ed erano, come si cresce poi? Ci sono tutte le direttive nella parola del Signore. È bello, noi la complichiamo la vita molte volte, per fare il credente pare che ogni chiesa che entri devi fare delle mosse diverse. Signore aiutaci, ma quale mosse? Ma quale mosse? Erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento della parola del Signore, degli apostoli. Nella comunione fraterna si volevano bene, condividevano le esperienze che facevano ogni giorno insieme perché lo Spirito Santo li trasformava, li sosteneva. Nel rompere il pane facevano la Santa Cena e nelle preghiere. Signore aiutaci, eh? E ogni anima era presa da timore. E cosa si manifestava? E molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. E tutti quelli che credevano erano insieme ed avevano ogni cosa in comune. E vendevano le possessioni e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E tutti i giorni, essendo di pari consentimento assidui nel tempio e rompendo il pane nelle case, prendevano il cibo assieme con letizia e semplicità di cuore. Che bella chiesa! Vogliamo rivedere la chiesa degli Atti degli Apostoli. Comincia dalla tua casa. Oggi facciamo prima le chiese e non ci sono i membri. Una volta si facevano prima i membri nelle case, poi si faceva la chiesa. Il Signore ci deve aiutare. Oggi con niente vedi che si fanno 800, 700, 1000 euro di debiti in una chiesa, andiamo a fare la chiesa che poi non c'è chi evangelizza. E ci mettiamo la paglia dentro. Il Signore ci deve aiutare. Comincia nella casa ad evangelizzare. Quando la casa è piena, allora piano piano il Signore provvede, ma prima facciamo quello che troviamo nella sua parola, rompendo con semplicità di cuore, lodando il Dio ed avendo il favore di tutto il popolo, 3.000 in una volta, ma non finisce qui, questa è la Chiesa che noi desideriamo in questo tempo il Signore deve fare questo. E il Signore aggiungeva ogni giorno, se tu ti muovi con queste direttive dove tu sei, vedrai che il Signore salva le anime, la tua casa diventa una casa di adorazione. Ogni giorno alla loro comunità, quelli che erano sulla via della salvezza. Il Signore ci deve aiutare. È stato tutto molto chiaro, però se noi diciamo sì sì e non ci mettiamo all'opera, è come andare a comprare la medicina e mantenerla sul comodino e non prendercela. Se non ce la prendiamo, non cambia niente nel nostro organismo. Se noi non ci mettiamo a cercare il Signore, abbiamo solo ascoltato, siamo solo più responsabili. Il Signore ci deve aiutare. Dobbiamo metterci all'opera a cercare il Signore. E vedrai come cambiano le cose nella tua vita, nella tua casa, nel tuo vicinato, dovunque tu ti muovi. Avrai un poco di combattimento, questo è incluso nel prezzo, eh? C'è pure questo. Però
se sono prove che vengono per forgiarti, hai uno potente che ogni volta ti dà sempre quella forza necessaria da superare, ti fa sentire come un eroe che anziché avvilirti ti senti sempre più forte per voler combattere, perché Dio quando comincia un'opera la porta a destinazione, quando noi diciamo Signore io ho bisogno di te, perché Lui ci prende per la mano e ci porta a destinazione. Vogliamo ringraziare il Signore, ci vogliamo alzare in piedi. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, essa ci parla, ci dà direttive chiare. Aiutaci, Signore, di venire a te e dire, Signore, io voglio, come abbiamo cantato, cambiare. Voglio essere cambiato da te. Mi metto davanti a te e ti chiedo, ho bisogno di cambiare. Aiutami. Perché sappiamo, Signore, che Tu lo fai. Noi abbiamo tutti bisogno, Signore, sì. Io ho bisogno, il fratello ha bisogno, la sorella ha bisogno, il giovane ha bisogno, l'anziano ha bisogno. Signore, ma noi veniamo a Te che sappiamo che Tu hai tutto quello che ci serve per arrivare a destinazione. Ti ringraziamo per la Tua parola. Ti benediciamo e Ti lodiamo per Gesù Cristo che ha fatto questa opera speciale in nostro favore. Amen. Amen. Pace a voi, pace a te, Dio ti benedica. Ci vediamo domani alle 10:30 per la solita visita pastorale e condividiamo insieme un altro pezzettino della parola del Signore. Dio ti benedica, pace, a domani mattina.